In Calabria abbiamo, mi scusi, abbiamo due tipi di sanità, quella reale e quella virtuale. Ce n'è una virtuale che è fatta dai decreti del Presidente, dai piani aziendali, che prevede che che si va a questo famoso tavolo massiccio, cioè il tavolo dove si trovano regione e governo, i dirigenti del massiccio, un funzionario del Ministero, un dirigente. Si incontrano e disegnano una sanità che è solo sulla carta, non la trovo. Faccio solo un esempio. Ospedale di Rossano, che ricordo i numeri perché ci sono stato l'altro ieri. Allora, sulla carta dovrebbero esserci questi documenti ufficiali, delibere e atti aziendali. Ci dovrebbero essere, ad esempio, 25 posti di cardiologia. Vai lì e chiedi quanti sono i posti di cardiologia. Ieri, quindi dati dell'altro, erano 4, 25 secondo i dati ufficiali. Vai in oncologia. C'è scritto sul documento ufficiale, a Rossano ci sono 10 posti di oncologia, vai a chiedere zero, nemmeno attivati. 30 di ortopedia ci sono, no, zero. 10 di anestesia e terapia intensiva, ne trovi 4. Allora, ci sono due sanità in Calabria, questo vale poi per Corigliano, poi vale per Castrovillari, vale per Cetraro, per Crotone, Paola, per tutto. Crotone, Vibo, non parliamo di Vibo dove siamo stati più volte. Allora, ci sono questi due modelli e c'è un altro fenomeno che noi non fermiamo. Quando chiudi l'ospedale di Praia, ospedale di Confine o anche su Vai in Trebisaccio, Basilicata. la Basilicata sta attrezzando le sue aziende, i suoi ospedali, perché c'è una richiesta enorme da tutto il nord del Cosentino. Sia da un... Accetta però solo i Bravo, codici c'è rossi. un altro fenomeno che è nato. Siccome la Perché non regione ci si è sono soldi. indebitata e non ha pagato del 2010 e 2011, loro quindi ci danno pure un bello schiaffo, una bella lezione. Dice, no, scusate, prima pagate e poi accettiamo gli altri codici. Il codice rosso lo devono accertare perché sarebbe diversamente una violazione di legge. Quindi noi continuiamo ad avere un'emigrazione sanitaria verso il centro-nord, quindi abbiamo la più grande azienda sanitaria calabrese però al nord, quindi paghiamo le altre regioni. Poi ne abbiamo una che sta nascendo ora, cioè sono gli ospedali di confine che non gestiscono più i flussi. Tu mi fai la casa della salute a Praia o a Trebisaccio, quindi i due nord di queste due nostre coste, ma che poi ci vai dentro e sai che nessuno sa cosa deve fare, nessuno sa come agire, non gli è stato detto cosa sia, tanto più che al tavolo massicci la Calabria viene rimproverata, ma cos'è una casa della salute? Vabbè, Hai questo però, l'impressione no, che fosse una presa in giro, perché non è nulla. questo però l'ha progettata l'Agenas, no? L'Agenas ha Sì, fatto. però non... L'Agenas è composta da un studioso svedese, un Benissimo, siamo norvegese, sempre tra le due cose, tra il reale e il virtuale, le due carte e la italiani, realtà. insomma, è stata fatta Perfetto. Guarda, questa sulle carte, mappatura, se perché leggi le carte, direttore, la io ho Calabria letto ha un perfettamente, sistema perfetto di sanità. però In ecco qua. realtà non c'è casa della salute. Qualche errore è stato commesso nella forse non conoscenza perfetta del territorio, perché quando si stabilisce che Praia può chiudere perché l'ospedale di Cetraro può garantire, l'ospedale di Paola può garantire quella fetta di territorio del nord del Tirreno Cosentino, sulla previsione dei tempi di intervento dell'Agenas c'è scritto Praia Mare, Cetraro, 20 minuti, Perché che non è non è possibile. In possibile. piena estate, dove ci sono 500.000 abitanti, D'estate è una non è tragedia. possibile, È una 20 tragedia. minuti non arrivi nemmeno da Praia Assolutamente, Scalea assolutamente. d'estate. Allora, bisogna organizzare una rete di emergenza. Ora, leggevo che il direttore generale dice che quest'anno la rete di emergenza ha funzionato benissimo perché ha retto il peso della richiesta che c'è stata, abnorme, perché Sì, come spesso sulla capita rete di emergenza noi d'estate. abbiamo fatto anche due visite ai 118, tra cui quello di Cosenza, dove c'è un ottimo sistema anche sull'emergenza, che funziona. Dov'è che poi andiamo a cozzare? Andiamo a cozzare su alcune cose che sono disfunzioni gravissime. Intanto il parco macchine. La regione fa un errore, storicamente, che compra ambulanze che invecchiano. Ce ne sono alcune d'epoca, con 500, la media di 400-500 mila chilometri. A Rossano, sempre famosa Rossano, ce n'è una bellissima degli anni 70 che è un'ambulanza d'epoca. Molto spesso le ambulanze che devono garantire un servizio, soprattutto i 118, soprattutto le emergenze, pronto, devono garantire un servizio immediato, molto spesso viaggiano senza medici a bordo, costretti per poter rispondere immediatamente. Quindi è successo a Cetraro, dove nel mese di luglio è arrivato un infartuato senza medico a bordo.
Una signora che ha una compressa, perché sapeva evidentemente era già sicura da sola in ambulanza, un altro invece non ce l'ha fatta ed è morto. Altri limiti di questo sistema, non funzionano le comunicazioni e i contatti, arriva in un ospedale un'ambulanza che parte diciamo, da Scalea e va a Cetraro Paola, nessuno avvisa l'ospedale. No, glielo spiego io perché questo. Se consente, so, che sei, so che lei no, è un esperto anche materia. No, nel senso che nel nostro libro qualcosa l'abbiamo scoperto. Cioè, l'ho visto, che cosa succede? Che la Regione Calabria ha acquistato la frequenza, esatto, non ha acquistato le radio ricetrasmittenti per poter... Per allora, c'è... o questi operatori del 118 hanno il telefonino e lì dove si prende, quindi siamo a livelli, dove c'è linea, esatto, riescono a comunicare, altrimenti non è possibile. Allora, è chiaro questo è un sistema, che ha pecche gravissime. Sì, ma viene anche dal passato. Ma siamo sempre d'accordo. Io ho solo una cosa che rimprovero anche la mia parte politica. Io ho avuto un'esperienza brevissima, ma proprio di pochissimi mesi, in consiglio regionale, poi ho optato per la Camera. Una cosa io lasciai, una proposta di legge che consegnai anche al gruppo del consiglio regionale, non perché fossi io esperto e bravo in questa cosa, ma perché con un gruppo di esperti ci abbiamo ragionato su per alcune settimane. Credo che l'obiettivo politico principale possa essere quello di sganciare assolutamente la politica dalla gestione della sanità. Cioè il Consiglio regionale fa il piano sanitario, ma va gestito da un'agenzia autonoma e indipendente. Le nomine non le fa più il Consiglio regionale, già con la legge nuova adesso cambia molte cose. Speriamo che ci arrivi molte cose. È difficile già visto che già si è fermata. Già c'è stato lo stop. Però Balduzzi arriva ad un concetto importantissimo. Noi nel nostro piccolo ci avevamo ragionato, quindi quella mia brevissima esperienza di quei 3 mesi, bisogna sganciare la sanità dall'influenza politica. Non è possibile che il direttore generale, uno sia in quota PD, poi un altro direttore in quota DC, l'altro in 3 in PDL, e poi facciamo come la famosa telefonata intercettata di Mastella, trovato un ginecologo con la tessera dell'Udeur, no? Perché l'Udeur aveva in quota un ginecologo in un ospedale campano. È un dramma questo. Voglio dire, le scelte politiche, quelle quindi sulla gestione di un piano, sulla concezione del piano sanitario la fa la politica, il Consiglio regionale, ma applicare le norme, gestire gli ospedali, nominare i primari, non li può fare la politica, perché diversamente noi torniamo su un sistema clientelare che ha drammaticamente affossato la sanità calabrese, oltre ai furti, oltre agli sprechi, oltre agli eccessi. È una vita che sento questo. Sì, è una vita, però non si fa. È una vita, sempre la stessa, sempre tutti quanti, no, la politica è fare un passo indietro. La politica è un passo indietro dagli ospedali, un passo indietro invece non è così. Speriamo che ci sia una legge razionale. La scelta dei primari è appannaggio delle forze politiche, non è possibile, perché ci sono tanti professionisti bravi che non hanno tessera di partito e sono costretti a non veder premiare il loro studio, il loro capacità. E ce ne sono anche altri molto compiacenti che condividono con la politica. Cioè, non è così. Il male sta da una parte e dall'altra. Altri invece si rivolgono alla politica per fare la carriera. Insomma. Come no? Ma poi, viene in medicina, viene nel giornalismo, viene da... La corruzione si fa in due, uno non lo fa da solo. Non è una prerogativa della sanità. Cioè, nel giornalismo avviene che, anche così. Un paese che è malato. Nelle professioni arriva così. Per ora siamo arrivati. Siccome siamo arrivati all'osso, è finita la storia, perché sono finite anche le risorse, o si fanno riforme vere, o c'è, per esempio il fatto che ci si debba dividere sempre, anche in Calabria come un po' dappertutto, ma la sanità può essere un tema di divisione tra maggioranza e opposizione? C'è la possibilità di ragionarci insieme? Ma fino a quando vengono concepite i luoghi decisionali della sanità, vengono concepite come fabbriche del consenso, sarà così. Altro problema. Sarà così. Certo. Sarà così. Però bisogna dire che su questo ci prestiamo un po' tutti, insomma, no? Dentro e fuori gli ospedali. Bisogna chiudere con le pratiche del passato se si vuole cambiare davvero, perché sennò ci parliamo addosso. Oggi lei ha fatto sto giro con Guccione, fra 3-4 anni altri due
deputati sì. faranno altro giro, evidenziano le stesse cose, il sistema non migliora. Cambia, nel frattempo c'è un'altra guida politica, un'altra. No, non se ne esce, perché poi il cittadino non ha fiducia, che fa? Prende il treno e va altrove, dice vado a ricoverare da un'altra parte, magari non sapendo che qui ci sono dei professionisti in grado di risolvere il problema meglio di quelli che operano a Milano, a Torino, a Bologna, perché gli errori sanitari ci sono ovunque. La corruzione devastante che si è vista in altre regioni come in Lombardia. Sennò poi noi ci piangiamo un po' addosso sempre sulle nostre tragedie, dobbiamo ma altrove non c'è di meglio. No, dobbiamo fare il quadrato sulle possibilità che ci sono di migliorare, perché sennò. Ma non è stato solo giro che ha fatto, non è stato dei soli interventi che ha fatto, perché quest'estate ha lavorato tantissimo. Non ho fatto vacanze. No, ha lavorato tantissimo. Si è addirittura impegnato in una polemica aspra sulla qualità delle acque del nostro mare, insomma, anche lì Lega Ambiente ci boccia, insomma, questo Lega Ambiente arriva, boccia sempre, noi siamo sempre maglia nera, ovunque ogni anno siamo maglia nera, certo, non siamo la Sardegna, nel senso che il nostro mare non è così pulito, è un mare sporco, un mare che presenta dei problemi, un mare ammalato, però ogni anno la maglia nera, cioè noi viviamo di turismo, se ogni anno viene qualcuno a dirci che siamo brutti, cattivi, delinquenti, ma sporchi. Immagino che la colpa prima di essere di Lega Ambiente è anche di chi. No, assolutamente, non dico che la colpa è di Lega Ambiente, però registra dire. Dati, volete registra dati e li comunica, come ogni anno, come in tutte le regioni. Dire non ci che sono dubbi. Se qualcuno pensa. Però sono come, 6 anni che siamo giusto, primi in classifica. No, forse 6 anni no, c'è stato un periodo in cui era migliorata la situazione, onestamente la regione era anche intervenuta bene, bisogna essere onesti. Però il problema è che, voglio dire, la cosa più grave è che si arriva a giugno a parlare di mare in Calabria, un'altra cosa drammatica, no? Cioè, preparare la stagione estiva significa cominciare a lavorarci a dicembre. Abbiamo il problema della depurazione, che è il problema dei problemi in Calabria. Nel mare si scaricano, si scarica di tutto, non diciamo di tutto. 750 depuratori sulle coste calabresi, il 40% non funziona. Non funziona, quelli che funzionano funzionano male, ci sono altri scarichi che sfuggono ad ogni. E ci sono comuni che non hanno affatto depurazione e scaricano direttamente nel mare. È un sistema drammatico. Allora i comuni non riescono, la regione non riesce, abbiamo commissariato tutto questo settore, poi tra l'altro è stato oggetto di indagini clamorose. Certo è che il problema c'è ed è grave. Poi io non so, Scopelliti si irrita perché ci dà i dati e dice che il turismo è in crescita, il mare è il migliore del mondo, siamo catastrofisti, siamo disfattisti, però facciamo finta di non saperle, di non vedere. Noi viviamo di turismo, viviamo di mare e diciamo e siamo fieri di avere una delle regioni più belle d'Italia, noi dobbiamo sempre difendere questa terra meravigliosa, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti ai disastri che accadono, ai mancati investimenti, alle mancate risorse, a piani di recupero, l'erosione delle coste. Ecco il problema degli inquinamenti, che non è solo sul mare, perché poi c'è. Non è che si risolve tutto con uno spot facciamo a maggio, giugno, pure in ritardo, pure fatto male, diciamo che sorridi che la Calabria è bella. Però quello è un messaggio. Ma non basta quello. La gente la dobbiamo non ci possiamo attaccare a tutto, però no, qualcosa non ci attacchiamo dobbiamo, a tutto, ma non si può fare solo uno sport. Ho capito, però c'è quello un messaggio. Sorridiamo, perché anche questo è un problema. Il problema nostro è che gli operatori turistici non sorridono, non accolgono il turista. C'è troppa improvvisazione. Cioè anche questa è la cultura dell'accoglienza. Insomma, bisogna combattere l'abusivismo. Io lo scorso anno chiesi. Che è successo ad un mio collega, sono in vacanza sulla costa tirrenica, me lo ha raccontato in maniera scandalizzato, dice, guarda, un collega che lavora in un quotidiano nazionale, insomma, e parcheggia l'auto all'interno del parcheggio dell'hotel, nella hall gli danno la stanza, poi deve uscire, sistema i bagagli, scende la hall, deve uscire, fa il portiere, senta scusi, può chiamare il signore che con la macchina ostruisce il passaggio della mia perché vorrei uscire. Questo dice, to, le chiavi spostano. Cioè voglio dire, queste sono cose che, insomma, no, c'è con chi te la prendi? C'è improvvisazione. Cioè, così, con, cioè, chi la con chi te la prendi? In Calabria in realtà, direttore, c'è una grande cultura di accoglienza. Una grande cultura su di accoglienza. Su questo non ci sono dubbi. Ci sono persone nei nostri paesi che se un